Ora c'è Cannavaro su Di Vaio e Pari su... Attenzione, palla gol per la Lazio, non sbaglia Winter. Azione veloce della Lazio che passa in vantaggio al 29esimo del primo tempo con Winter. In avanti anche Cruz, primo piano per Benny Carbone, il fantasista del Napoli, giocatore promettentissimo. Affollatissima l'area della Lazio. Parte il tiro e c'è Agostini che da due passi incredibilmente mette fuori. Carbone. E il gol che però viene annullato. Gol di Cruz che però evidentemente si è aiutato con una spinta. Ma Sprecona batte la nebbia ed un Foggia decisamente troppo prevedibile. Tre minuti ed i nerazzurri sono in vantaggio. La rimessa a corner di Antonio Paganin pesca Berti in area, pressato irregolarmente da Bressan. Per Rodomonti è sacrosanto rigore trasformato con qualche brivido da Sosa. L'uruguaggio, dieci minuti più tardi, ha l'opportunità di raddoppiare. L'azione era partita da Del Vecchio. Troppo facile ed allora va così. Indiscutibilmente è Mancini l'estremo più impegnato perché il Foggia ha maglie difensive larghe e là davanti parte qualche rara stoccata che non dà fastidio a Pagliuca. Berti è Del Vecchio, Sosa spesso gira vuoto e il tandem che mostra maggior affiatamento offensivo. Due conclusioni in chiusura di prima frazione tengono in allerta Mancini. Ripresa, Foggia che cambia inizialmente marcia ma non il prodotto e l'Inter prova a difendere a zona. E Berti che all'ottavo sulla galoppata stile Monaco di Baviera pecca d'eccessivo altruismo. Pagliuca vede partire il fendente di Bressan al dodicesimo rispondendo con i pugni. Bianchi richiama Sosa, luci spente ed inserisce Conte mischiando tatticamente le carte. La gioventù nerazzurra, Orlandini, Del Vecchio, va a caccia di gloria e possibilmente del raddoppio. C'è più leziosità che sostanza anche nella girata di seno su imbeccata dello stesso Del Vecchio. L'Inter perde in 60 secondi due fratelli Paganin. Antonio, spalla lussata, viene rilevato dal baby Zanchetta. Massimo, falcia Marazzina, subentrata Mandelli, collezionando secondo cartellino ed espulsione. Rodomonti ristabilisce poco dopo la parità numerica, espellendo Sciacca, reo di una virulenta reazione su Orlandini. Di Toldo, siamo passati intorno al quinto di gioco e vediamo che c'è uno scontro tra sempre Fernando Couto e Baiano. Questa volta vedete che Baiano reagisce non stringendo la mano all'avversario ma dando una sgomitata. L'arbitro Trentalange è nelle vicinanze e decreta l'espulsione di Baiano per Couto, una ammonizione. Calcio di punizione in favore della Fiorentina, la posizione è favorevole ma non si tratta di tiro diretto in porta, mentre Battistuta colpisce benissimo, fa anche gol, ma per l'arbitro l'esecuzione è sbagliata. D'altronde la punizione era di seconda e Battistuta non poteva tirare direttamente in porta. Si riprende con il Parma sempre in attacco, il solito Pin che è diventato l'uomo che ragiona di più a centrocampo per il Parma, ma è Branca a riconsegnare la palla a Zola. Zola questa volta trova il tiro, recupera palla Crippa, la concede ancora Sensini, il cross a rientrare e la magnifica rovesciata di Zola, un gol capolavoro. Siamo al 45esimo del primo tempo. Ma è sempre il Parma a catturare palla, questa volta con Sensini, l'apertura è per Fiore, spedisce al centro, Sensini di testa, siamo al quinto, respinge Toldo e poi raccoglie Branca ed è il 2-0. Quindi Fiorentina in difesa e Parma in attacco, al 24esimo c'è anche un calcio di rigore, fidatevi delle parole del cronista, non si vede granché, però i giocatori della Fiorentina non si sono lamentati nei confronti di Trentalange quando ha fischiato, ripeto, questo calcio di rigore che Branca si incarica di battere. Branca è anche il giocatore che aveva subito il fallo, il suo tiro fortissimo ed angolato al punto che finisce sul palo. 3.000 spettatori per Juventus-Roma ieri sera, Coppa Italia, tutto esaurito quasi per Juventus-Fiorentina domenica prossima in campionato. La Juventus si getta alle spalle il 3-0 contro i giallorossi, quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppe. E nonostante gli infortunati mette sul chi va là la Fiorentina di Battistuta, al quale Peruzzi spera di imporre il primo stop.
Lippi confida di recuperare Kohler, difficilmente riavrà Roberto Baggio e comunque ha il conforto di un ritrovato Del Piero, il quale dice: sarà dura, come era dura anche questa qui, poi dipende molto da noi e naturalmente anche dagli avversari, ma soprattutto da noi, cercare di fare noi la partita e poi sarà il campo a decidere il risultato. I gol di Vialli, la carica continua di Ravanelli, la voglia matta di vittoria annunciano che la Juventus è vicina al top della condizione fisica ideale. Ieri sera Porrini e Ferrara, per esempio, non hanno fatto vedere palla a Balbo e Fonseca, scusate se è poco. Ciò premesso, Battistuta e tutta la Fiorentina fanno paura.